Amici di Zona Rosanero, buonasera. Buonasera a tutti gli amici che ci seguono anche da tifosipalermo.it e Rosanero Neghie. Buonasera Carlo e buonasera Fabio. Ciao Mara, Ciao Fabio. Mara, ciao Carlo, ciao a tutti i nostri amici che ci seguono e che ci seguiranno anche questa sera. Allora, eccoci qua. Io stasera non sapevo ancora se, insomma, le mie condizioni mi consentissero di essere presente, però alla fine, insomma, mi sono data una spinta in più e visto l'ospite che abbiamo questa sera, non volevo assolutamente mancare. Ma andiamo nel vivo della nostra giornata, una giornata che, insomma, Carlo, vede una sconfitta pesantissima per il Palermo. Pesantissima da un punto di vista psicologico, forse, no? Assolutamente. Nel senso che da un punto di vista del gioco, purtroppo no, perché l'Avellino non è che abbia strameritato di vincere la partita o abbia messo sotto il Palermo, il che fa arrabbiare ancora di più. C'è quella super papera di Pelagotti a cui io non volevo credere, nel senso che ho cercato nella mia cronaca in tutti i modi di giustificare dicendo che probabilmente insomma la palla era impazzita. E poi quello che invece a me ha stupito in negativo è la mancanza di reazione, perché al primo tempo del Palermo non è che possiamo rimproverare granché, tranne il fatto di non aver fatto gol. Però insomma era sceso in campo con una certa autorità. Noi temevamo che quella con la Ternana fosse un episodio isolato. Devo dire che il primo tempo della squadra invece era un primo tempo, a mio avviso, buono, dove non c'era cosa rimproverare. Poi quella papera, il blackout totale, che fa di questa sconfitta una sconfitta molto amara. È una sconfitta che fa uscire il primo dai playoff, non che io ultimamente stessi molto attento alla classifica, devo dire la verità, e lo fa avvicinare molto ai playout invece, perché Inizia ad essere, diciamo, una condizione un po' pericolosa. quando sei nella colonna di destra non puoi non guardarti alle spalle, Mara, dico, lo devi fare, Esatto. è giusto farlo, è corretto anche nei confronti. Questa è una cosa, io la vedo più non ci posso credere, cioè qualcosa di incredibile, perché la cosa che mi fa rabbia, sapete cos'è? Che non ha tirato, vedete, Mascara, Miccoli hanno tirato da centrocampo, cioè hanno tirato in porta. Questo di qui stava facendo un rinvio per allontanare il pallone dalla propria tre quarti, e quando ci si mette pure la sfiga, la disgrazia, poi per carità, ripeto. Fino a lì potevi gridare allo scandalo, cioè scandalosa la sconfitta del Palermo perché questi non avevano fatto un tiro in porta. Dopodiché, quando hai 45 minuti, 40 normali più 5 di recupero e obiettivamente non sai organizzare un minimo di reazione, Ci si fa lì qualche domanda, come al solito. qualche domanda e obiettivamente lì c'è tutto il peggio del Palermo. Fabio, secondo te cosa oggi, guardando la partita, non ha realmente funzionato? Mara, non ha funzionato là. Il primo tempo, tutto sommato, del Palermo oggi non era stato male. Diciamo che aveva ricalcato più o meno la prestazione con la Ternana, si era vista la solita incapacità, però di finalizzare le azioni. Non eravamo quasi mai riusciti a tirare in porta, però non possiamo dire che avevamo giocato un brutto primo tempo. Sembrava una partita, anzi, io credo che fosse una partita destinata a finire 0-0 se non si fosse stati costretti ad assistere all'erroraccio di Pelagotti. Pelagotti, che ti devo dire, si assume tutta la responsabilità, ci mancherebbe, ci mette la faccia, tutto quello che vogliamo, però non mi può dire che la stessa cosa, come giustificazione, ovviamente, al Barbera non sarebbe accaduto. Ci mancherebbe, non doveva accadere neanche ad Avellino. È un campo in sintetico, questo è vero, però considerato che il Palermo si allena praticamente quasi tutta la settimana sul sintetico, dovrebbe essere a conoscenza che certi rimbalzi eventualmente possono essere in qualche modo anomali, quindi non c'è giustificazione che di sorta che tenga. Definiamo un infortunio, purtroppo può capitare, tutti quanti i nostri amici ricorderanno quello che accadde qualche anno fa, qualcosa tra virgolette di simile ad Aiardi nel derby contro il Catania, solo che quello era ben altro Palermo, ebbe una reazione da squadra e riuscì a ribaltare il risultato. La squadra andò a esultare con Aiardi,
dimostrando un grande attaccamento, un grande cuore, un grande spirito di squadra che oggi non abbiamo idea neanche lontanamente cosa sia, perché questa squadra continua a essere piatta, senza capacità di reazione. Questa è la cosa che più preoccupa. Di chi le colpe, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, però poi più tardi ne riparleremo. Ecco Carlo, Fabio sta dicendo una cosa abbastanza importante che oggi è stata forse un po' sotto gli occhi di tutti noi: è mancata la reazione. C'è un Palermo che dopo questo gol beffardo, insomma, è arrivato così in una maniera che probabilmente alcuni dicono poteva evitarsi, altri dicono sicuramente anche un po' di sfortuna. Di fatto un campo sintetico che mette in discussione anche le ovvietà, ma tolte tutte le attenuanti, dopo la squadra non reagisce, o meglio, non reagisce come ci si aspettava. Che cosa manca ancora a questa squadra per capire che in questi momenti bisogna invece cercare di fare qualcos'altro? Ah, Fabio l'ha detto anche prima, quella cattiveria, quella grinta, quella fame, quella voglia di dimostrare di essere il Palermo, non lo so, qua leggo ora, ecco un messaggio che mi fa sorridere di Riccardo che dice squadra di piscialetti, è la sensazione a un certo punto che si possa utilizzare questo termine che a Palermo ha un significato particolare, no? Piscialetto, Palermo ha una sua ragion d'essere. E, ti ripeto, è questo... Allora, un altro tifoso scrive, mi fa ricordare che Agliardi si è fatto una volta un gol nel derby, no? Con quella palla che gli arrivò, lui provò a stopparla con il petto, gli rimbalzò male, ma forse 30 secondi dopo il Palermo era là davanti, dentro l'area di rigore, e gliene stampammo 5 al Catania, e ci fu una reazione. Esatto. Oggi, non lo so, oggi... Sì, giocavamo là davanti, ma in maniera... Molto velocemente vi chiedo un parere a entrambi sulla prestazione, tanto forse anche richiesta, no, dalla tifoseria nelle settimane scorse, quando si palesava un'eventuale cessione del giocatore Saraniti, che da una parte nella prima parte del campionato aveva raccolto tante critiche, per poi riconquistare la fiducia ed essere osannato. Poi da Boscaglia messo in panchina. Oggi, chiaramente un po' per il fatto che mancasse Lucca, è stato necessario mettere lui, ma che Saraniti avete visto oggi rispetto alla sua storia fino a qui, fino a questo momento? Ti Fabio. Posso dire, per me Saraniti è l'esatto specchio di questa squadra, è l'involuzione di questa squadra, era un giocatore che è stato fatto fuori, devo essere sincero, inopinatamente, secondo il mio modo di vedere, perché in quel momento stava facendo un campionato tutto sommato decente e la squadra funzionava, tutto sommato si era ripresa, sembrava potesse in qualche modo accorciare sulle prime posizioni. Oggi Saraniti è appunto lo specchio di questa squadra, un giocatore che oggi è stato assolutamente inconsistente, impalpabile, incapace di dare peso e profondità all'attacco del Palermo. Sono d'accordo con Fabio, non avrei da aggiungere null'altro se non che oltre Saraniti nel secondo tempo gli ingressi di Sili, Porrauti, Floriano eccetera, io non neanche me ne sono accorto, o ero distratto a fare altro oppure non mi sono accorto veramente della loro presenza. Cioè, mi faccio una domanda a bruciapelo, Carlo, la faccio proprio a te, rispetto a questa cosa che stai dicendo, quindi questi ingressi che devono essere in qualche modo anche motivanti per la squadra, portare forse anche un po' di energia e anche quella voglia di riscatto considerando il risultato fino a quel momento, è un segnale che evidentemente questo spogliatoio è un po' diviso, spaccato, probabilmente anche in una, mi permetto di dire, palese e silenziosa contestazione, forse, metto un forse enorme, nei confronti di Boscaglia? Beh, questo lo sanno solo loro, devo dire la verità, ed è giusto che sia così, cioè, immagini tu se vengono fuori malcontenti ed escano dallo spogliatoio, a quel punto lì l'allenatore ha perso il polso della situazione. È già successo, sappiamo, no? Io per questo te lo chiedo, Carlo, perché proprio Saraniti, al di là di tutto, si è, diciamo, come dire, anche lui, insomma, dimostrato abbastanza infelice fino a qualche settimana fa. È vero che stavamo parlando del periodo in cui c'era forse la possibilità di cederlo, però ha manifestato un malessere, l'ha fatto attraverso i social.
messo in campo insieme agli altri che tu nominavi, a me sembra di notare che non ci sia questa voglia di incidere sul risultato finale e cambiare le sorti di quello che sta succedendo al Palermo. Ma ha detto bene Fabio, Saraniti si è assolutamente appiattito rispetto a quello che è il grigiore generale, al punto tale che anche ragazzini vivaciotti come Sili Perrauti, entrando in campo, sono andati a finire dentro questo tunnel di anonimato e di mediocrità di oggi e non hanno dato nulla di più. Insomma, o tenevi Canute o hai fatto entrare Rauti o Silipo e non è cambiato assolutamente. Io sono convinto che si poteva giocare altre 365 minuti, il Palermo avrebbe comunque fatto un tiro in porta, perché proprio erano, secondo me erano fuori di testa, cioè non hanno più capito niente. Questo è veramente grave, perché sì, non hanno preso gol all'88esimo, hanno preso gol al 50esimo. Quindi mancano 40 minuti più 5 di recupero. Ti posso dire qual è la, ho fatto una considerazione, diciamo, amara, proprio per a conferma di quello che dicevamo prima della mancanza di cattiveria agonistica, ovviamente. Quando la prima ammonizione del Palermo, ovvero della squadra che deve recuperare, arriva all'83esimo circa, se non ricordo male, che è quella di De Rose, questo mi sembra un segnale assolutamente evidente. Una squadra che deve recuperare, che ha in campo, deve mettere tutto. Non ti dico che prendere i cartellini sia giusto, ci mancherebbe, ma quelli sarebbero il segno di una voglia che non c'è stata, evidentemente. Se non riesci a dare manco un calcione tra virgolette all'avversario, nel senso, Fabio, sicuramente dopo lo valuteremo insieme a Marco Porcelli. Sì, lo valuteremo, certo, dopo, perché è un'osservazione assolutamente corretta, è un'analisi che ci va a spiegare un po' il tenore di questa partita. Ma io, se siete d'accordo, lancerei insomma il video del nostro ospite di questa sera, ospite d'onore, special guest come piace definirlo a me, e quindi chiedo alla regia di mandare il servizio sull'ospite di stasera. È stato un difensore roccioso, ruvido, difficilissimo da superare. Impossibile dimenticare un gigante, uno che per stazza non può certo passare inosservato. Abruzzese, nato a Giulianova nel 1980, ha calcato per ben 8 stagioni i campi della Serie A, superando le 100 presenze complessive con 4 diverse maglie. Baluardo difensivo delle retroguardie di Sampdoria, Atalanta, Palermo e Lecce, raggiunse con il rosanero anche la finale di Coppa Italia contro l'Inter all'Olimpico di Roma. Squalificato in 2 occasioni per calcio scommesse prima e doping poi, è riuscito comunque a fare un'onesta carriera, chiusa col rimpianto per gli errori commessi al pensiero di ciò che senza di essi avrebbe potuto essere. Il 25 giugno 2008 il Palermo acquista il giocatore a titolo definitivo, facendogli sottoscrivere un contratto quadriennale. 24 presenze in Serie A e 2 in Coppa Italia fra il 2008 e il 2011. La sua prima stagione di notevole importanza, tant'è che grazie alla sua potenza ma allo stesso tempo agilità, diventa ben presto un punto di riferimento per la squadra e un idolo per i tifosi. Deve il suo inusuale nome a un errore all'anagrafe, avrebbe infatti dovuto chiamarsi Morris, ma nella confusionale trascrizione dei documenti finì per trovarsi questo singolare nome di battesimo. È con noi questa sera Morris Carrozzieri. Buonasera, eccoci. Morris, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, ciao Morris. Ciao, allora, buonasera. Intanto grazie per aver accettato il mio invito, sono veramente contenta di averti qui. Per noi tifosi rappresenti, tu lo sai, qualcosa di particolarmente bello, un po' per il tuo attaccamento ai nostri colori, un po' per quello che hai dato alla squadra quando il Palermo era un altro Palermo. Ma entriamo subito nel vivo. Intanto la particolarità del tuo nome. Io, come dicevo nel video, hai questo nome di battesimo che insomma è una leggenda ma è una verità. Ma diciamo che è un po' così così. Papà, quando è andato all'anagrafe che mi voleva registrare, insomma, il mio nome era Maurice. Poi papà ha detto, no, Maurice Lungo Morris, con due R, con una R, con una R, quindi è venuta questa cosa. E quindi alla fine è venuto fuori Morris. Morris, sì. Che dopo l'addio al calcio del 2014, insomma, cambia vita. Cosa ti manca e se ti manca il campo? Ma ti dico, il campo, no, forse un po' lo spogliatoio così. Poi con il calcio di oggi sinceramente non mi rivedo
quando erano i tempi nostri, non è che sto parlando di 30 anni fa, sto parlando di cose recenti. Il calcio di oggi è molto, ha perso tantissimo, anche a livello di Serie A. Cosa è cambiato secondo te? Ma è cambiato tantissimo, anche non si curano più i settori giovanili, quindi sono parecchi stranieri. Però ecco, se andiamo indietro ai tempi miei del Palermo, 2008-2011, così, già dai giocatori nostri, più quando andavo a giocare con le altre squadre, incontravi sempre i vari, ecco, Ibrahimovic, Totti, Del Piero, Shevchenko, Pato, Kakà, ecco, non so più che dire. Oggi questi giocatori qua non ci sono, ecco, oggi tolto Ronaldo, Dybala, questi giocatori così, il calcio lo vedete anche voi in Serie A, insomma, anche, è sceso tantissimo. Vedere oggi il Sassuolo, il Benevento, squadre lì, tipo anche in Serie A, ecco, un Crotone, squadre sulla parte sinistra della classifica, quando nei tempi nostri, ecco, il Sassuolo era ancora in giro, in B, nulla togliere al Sassuolo perché stanno facendo delle cose straordinarie con un presidente buonanima, però ecco, un'organizzazione fantastica, però ecco, erano squadre che non potevano mai stare, mai si sarebbero immaginate, esatto, bravissimo, mai sarebbe immaginato. Moris, ma se tu dovessi in qualche modo raccontarmi di un compagno di squadra o anche di un avversario del periodo in cui hai giocato a calcio che più ti ha colpito per le sue qualità, chi mi diresti? Ma ti dico, io ho giocato con Cassano, un giocatore straordinario. Poi purtroppo, no, purtroppo Antonio ha fatto così. Lui, come era nella vita normale, era anche in campo, quindi aveva delle qualità fantastiche. Poi ecco, giustamente all'Atalanta o alla Sampdoria avevo Doni, Flaghi, giocatori di qualità. Poi quando sono arrivato a Palermo, ecco, Eddie Cavani, c'era Simplicio, Bresciano, beh, a Palermo era una squadra, Fabrizio, poi non neanche lo diciamo, che lo sappiamo tutti che giocatore è, quindi assolutamente vengono i brividi anche a me mentre parli, ti dico la verità, anche a me. Ma tu dico, hai vestito tante maglie, ti faccio sicuramente una domanda un po' scontata, però mi va che sia tu a dirlo, tra le tante maglie che hai indossato, qual è l'esperienza che ricordi anche con più nostalgia, che ti è rimasta comunque nel cuore? Sicuramente a Palermo, perché non adesso non è che lo dico per conquistare qualcuno più, però a Palermo, dove ho raggiunto dei traguardi con la finale di Coppa Italia, vedere 50.000 palermitani già 2 giorni prima a Roma, penso che è una cosa spettacolare. Poi tutto l'Olimpico, più palermitani che interisti. Poi ecco la vittoria col Milan 3-1, la vittoria a Torino con la Juve, e quindi a Palermo sono tolti belle soddisfazioni. Come dicevamo prima nel video, tu eri una corazza davvero, in campo eri... Ma ti dico, guarda, eravamo, secondo me anche oggi, mi riferisco perché prima non ero collegato ma sentivo le cose che diceva Carlo, e mi ricollego a lui per il fatto di Accardi. Se ci fai caso, Carlo, quando Accardi prese il gol col Catania, tutta la squadra andò verso Accardi, perché un errore capita a tutti. Agli Ardi. Tutta la squadra andò agli Ardi. Tu un errore... capita a tutti, quindi la squadra si incoraggiata. Moris, hai ragione, tutta la squadra, ma comandata da un grande uomo che era Eugenio Corini. Corini, bravissimo, bravissimo. Io quindi ti parlo che oggi, perché prima di essere giocatore devi essere uomo, oggi, anche, ma non solo nel Palermo, io penso che questi uomini non ci sono più a livello calcistico, parlo, perché una squadra, poi fa gol Corini, se vedi la corsa dove parte, dove va, verso agli arti. Ma anche prima che facesse gol, sono andati tutti quanti a rincolarlo. Oggi, sì, purtroppo, è capitato che quel ragazzo ha fatto... Capita a tutti, no? Di fare un errore. Non c'è stato un giocatore che è andato a rincolarlo. Questo non è il gruppo. Si vede subito. Assolutamente d'accordo. Ci abbiamo fatto caso anche noi tifosi. Allora io, ecco, bravo, Moris, perché mi inserisco come... Quindi non c'è gruppo, tu dici? Ma certamente, ma si vede. È un segnale chiaro. È un segnale chiaro. Perché se quando c'è gruppo io mi ammazzo per il mio compagno, è una catena. Si vede che è un segnale chiaro che non c'è gruppo. È un'osservazione assolutamente corretta, Moris. Noi oggi stupiti io di questa con cosa. Tutte le squadre dove di tutte le squadre dove ho giocato, quando si andava sotto di un, tu non puoi prendere un gol al 50esimo, al 90esimo, non è una reazione in 40 minuti. È impossibile. Mi aggancio anche al discorso delle ammonizioni. Ma una squadra che deve salvarsi oppure deve arrivare a un obiettivo
in 90 minuti non prende una munizione, ma è una squadra senza santo. Per dirle in modo educato. Ecco. Bravissimo. Ma guarda, io l'altro giorno ho scritto... sono tutti percorsi assolutamente, quelli che stai, mi permetto, citando tu, sono assolutamente visioni da ex giocatore, e che noi da tifosi che guardiamo le partite, ora a parte gli addetti ai lavori, ci siamo effettivamente stupiti oggi di queste due cose, cioè la mancata capacità di fare gruppo in un momento difficile per il portiere, che sicuramente ha fatto una gaffe, e capita. L'altra cosa, che sono mancate le ammonizioni in una partita dove bisognava veramente avere il coltello tra i denti. Ecco, queste due cose sono simboliche della partita di oggi. È logico, e questo rispecchia il Palermo di quest'anno, perché se fai caso il Palermo dell'anno scorso non era così. Esatto. C'era più cattiveria, perché c'era da raggiungere un obiettivo che era vincere il campionato. Quest'anno giustamente, io vedendo la squadra, quelle volte l'ho vista, la squadra non è allestita per vincere il campionato. Però non si può abbattere così, perché allora il Bari cosa deve fare? Il Bari oggi ha perso in casa un'altra volta, e il Bari ha speso 10 volte di più del Palermo. L'anno scorso non andavo su, quest'anno non va su diretto perché andrà sicuramente la Ternana, quindi che si deve fare? Il Bari c'ha giocatori tipo come Antenucci, tipo, cioè c'ha giocatori. Il Palermo per me non è stata allestita da vincere il campionato, quindi è una squadra che deve lottare tra le prime 5 e poi giocarsi ai playoff. Boscaglia adesso giustamente, quando si perde è il primo che viene messo in croce, è sempre l'allenatore, però Boscaglia è a livello come curriculum è stato sempre un buon allenatore. Secondo me o lui non si è riuscito o non riesce ad entrare nel meccanismo dei giocatori, non riesce a capire la squadra che ha, se la squadra forse gli è scappato di mano, perché si vede che è una squadra che non c'è quell'affiatamento, quella cattiveria agonistica, parlo, si vede proprio. Cioè tu quando entri al Barbera, giustamente il tifo fa tantissimo, perché fa tanto, però è sia per la squadra avversaria che per la squadra di casa. Però a Palermo, che tu giochi a Palermo, quando esci in città, la vivi la città, senti il calore della gente. Non giochi a Monopoli, non giochi a Bisceglie, che esci e non ti conosce nessuno. Anche in C. Palermo la vivi, quindi tu quando vai in campo devi dare per queste persone che vivono di calcio. Poi penso che a vedere gli allenamenti andrete, no? Lì fuori, così, quindi vedo anche dei video che la gente, cioè a Palermo c'è sempre, anche in C, anche in Serie D c'è sempre. Quindi penso che proprio io, secondo, ecco, l'unico è a Cardi che è Andrea, che vedo che mette sempre l'anima, è un giocatore che anche lui si è preso le sue parole, ma è giusto che così è. Però secondo me non c'è quella voglia, quella cattiveria. Maurizio, se dovessi dare da ex giocatore a questo spogliatoio un consiglio rispetto alla piazza di Palermo che conosci benissimo. Sì. Molti probabilmente l'hanno capito, altri meno, forse non se ne stanno preoccupando abbastanza. Ecco, che cosa consiglieresti a questi ragazzi per in qualche modo provare a dare il meglio di sé? Ma non è consiglio, perché tanto penso che sono giocatori professionisti, giustamente. Adesso noi parliamo a livello quando eravamo in Serie A, adesso, come diceva il buon Moggi, le categorie sono apposta, la A, la B, la C, perché i giocatori la differenza la fa mentalmente, non la qualità, anche un po' di qualità, però mentalmente. Anche il fatto del Covid, che non sentono forse il calore allo stadio, però penso che lo sentono fuori, perché poi può essere anche un'arma a doppio taglio, perché se il Barbera faceva 25.000 in C, in questa posizione, adesso erano i fischi già da un mese e mezzo che prendevano i fischi. Quindi può darsi, esatto, che anche un'arma a doppio taglio per i giocatori, perché poi ci sono i giocatori con gli attributi e i giocatori non hanno gli attributi. Quindi è una cosa, io adesso non è che conosco tanto i giocatori personalmente lì, ecco solo Mario, c'è Santana che è abituato, ha giocato, però non lo so gli altri giocatori. Comunque per me la squadra, ogni categoria ha dei giocatori, quindi si vogliono, per vincere i campionati di C ci vogliono giocatori di categoria di C, per vincere i B ci vogliono giocatori che hanno abituati a vincere la B. Ora, se ti posso fare una domanda, tu hai visto la partita contro la Ternana? Sì. Che Palermo, ecco, hai visto contro la Ternana? Beh, diciamo che rispetto a che ho visto due partite, rispetto a quello che ho visto l'altra volta c'è stato un qualcosa in più, ma infatti ha dichiarato anche Lucarelli, con la Ternana meritava il Palermo.
però quel Palermo lì dovrebbe essere tutto le domeniche, non è perché incontri la Ternana. E come mai secondo te non c'è continuità? Perché è una domanda che ci facciamo noi. Abbiamo visto un Palermo contro un Catania nel girone di andata fortissimo, cioè al minimo delle proprie opportunità, perché avevamo solo un giocatore in panchina, ha dato tutto quello che poteva e l'ha dato nel migliore dei modi. Abbiamo visto la partita d'andata contro la Ternana e quella di ritorno con un Palermo strepitoso, forse l'unica squadra che è riuscita a bloccare la Ternana, però poi ci perdiamo in partite come quelle di oggi in cui non capiamo effettivamente dove sta il problema, ammesso che questo problema ci sia. Sicuramente è una questione mentale, che sono dei giocatori che non sono abituati a determinate situazioni. Lo dicevo perché tu prima parlavi chiaramente di giocatori di categoria. Io ti dico che l'impressione è che non mancano in assoluto tutti i giocatori di categoria, manca l'amalgama, cioè con l'allenatore. Noi abbiamo l'impressione che non sia compatto il gruppo tutto insieme a Boscaglia, quindi o Boscaglia non si è fatto ben ascoltare secondo le sue direttive, secondo le sue strategie di gioco, o loro non hanno recepito, quindi manca questo aspetto, perché qualche volta abbiamo visto un Palermo strepitoso, che non ha la costanza, però l'abbiamo visto, quindi io non credo sia un problema solo di categoria. Può essere anche questo, però ecco, come diceva prima Carlo, queste cose si sanno all'interno dello spogliatoio, noi al di fuori non possiamo saperlo. Quindi è una cosa, però si vedono, cioè esternamente vedere la squadra, si vede che non è una squadra che rispetta Boscaglia, perché tanto l'allenatore esatto. È quello che rispetta, che bravissimo. Moris, quindi sì. Una domanda che mi è venuta in mente poco fa mentre vedevamo il servizio che aveva preparato Mara, siccome in questi casi solitamente quando è ovvio non puoi cambiare 25 giocatori, l'ipotesi estrema è quella di cambiare l'allenatore, ma c'è qualcuno, qualche tuo ex compagno che magari vedresti bene su questa panchina? Beh, che devo dire, adesso così è un po'... Guarda, io per esempio... Ripensando a quelli che erano nel video, ma Moris così, facendo una commento locale. Ma non lo so, perché c'è solo Fabio Liverani, ma adesso... No, sempre Giovanni, c'è Giovanni, Moris. Giovanni, ecco, per me non ho capito come mai quest'estate Giovanni era senza squadra, non è stato chiamato al Palermo. Uno che è stato in Serie A, anche se una parte è a Malta, però ha fatto la Coppa UEFA, è andato in Serie A lì, ha avuto delle esperienze anche qui da noi, non ho capito come, cioè, da palermitano, poiché è lui che vive questa cosa, non è stato chiamato, ma neanche interpellato, perché io ho sentito Giovanni. Non ha neanche proprio, neanche fatto una chiacchierata, ecco, un allenatore che era libero. Tu lo prenderesti, io se prendo. Tu fossi oggi in questa situazione, tu fossi il presidente del Palermo piuttosto che l'amministratore delegato, lo prenderesti? Allora, il problema è uno, il problema soprattutto è scusa Moris, soprattutto perché serve ricreare entusiasmo in questo momento e attaccamento a questi colori. Sì, però il problema è un altro, il problema è il progetto di Mirri qual è? Perché se lui vuole traghettare fino a giugno è inutile che paghi un altro stipendio, i playoff con Boscaglia li fai. Quindi il problema è uno, se lui vuole puntare per quest'anno devo fare i playoff, anche se non li vinco, però vado con quell'allenatore che prenderò adesso, che tolgo Boscaglia, il prossimo anno vinco il campionato, è che io ci vedo bene oggi, prendi un Walter Novellino, prendi un allenatore, non so, però un allenatore, un Zeman, devi, se vuoi vincere il campionato, non adesso, però te lo giochi ai playoff, però... Hai un progetto che tu o quest'anno il prossimo anno andare in B, devi prendere un Zeman, un Novellino, giocatore abituato a vincere i campionati. Se invece vuoi traghettare perché adesso vuoi togliere Boscaglia per arrivare fino a giugno e poi vuoi vendere la società, allora non so, ti dico, stai con Boscaglia, fai i playoff e poi vediamo. Perché adesso vuol dire tu devi fare un altro contratto, Boscaglia penso che c'ha 2 anni di contratto. Sì. Quindi, ecco. E poi anche a livello economico, non so la società, ho visto che ci sono parecchie acquirenti, vogliono vendere, quindi non so il progetto di Mirri qual è. Sicuramente si vede che non ha fatto una squadra per andare in Serie B. Questo è palese. Capisce la franchezza e la semplicità con cui Moris dice delle cose incredibili. Devo farti i complimenti perché dici delle cose chiarissime ma fondamentali, la gente te lo sta riconoscendo, per esempio
quando hai detto grazie. È evidente che non c'è no, coesione, non c'è gruppo, non c'è spogliatoio, insomma, dice è evidente, o quando hai detto dei rapporti fra Boscaglia e il gruppo, o anche adesso quando hai spiegato quelle che potrebbero essere le ambizioni della società o le non ambizioni della società. Sì, ma perché ti dico questo? Perché i giocatori lo sentono, lo vivono. Quindi se io devo stare qui fino a giugno e poi devo andare via, tanto sto qui, i tifosi, sì, così così, hanno la fortuna perché non, i tifosi non possono andare allo stadio, perché sennò al giorno d'oggi dovevano stare rinchiusi a casa la mattina e la sera, facevano la mente e tornavano a casa, perché vedere questa squadra, alcuni giocatori come giocano, non sono da Palermo. Quindi è un'arma che hanno buono perché non potete andare allo stadio. Però il giocatore la sente. Noi quando siamo arrivati a Palermo, c'era Zambarini, il progetto qual era? Il progetto della Coppa UEFA, il progetto della Champions League, Coppa Italia. Allora sentivi che proprio avevi la società dietro, avevi un progetto, avevi un programma e poi avevi, ecco, eravamo un gruppo di giocatori straordinari. Il fare gruppo non è fare la cena, fare l'aperitivo, il fare gruppo è vivere lo spogliatoio insieme, scherzare. Sì, la cena, il gruppo così fa tanto, però noi andavamo al campo allenamento alle 2, all'1 già stavamo lì a prendere il caffè, le battute, giocare a calcio, tennis, l'avevamo una cosa, anche perché è il nostro lavoro, è il lavoro più bello che fai, è il lavoro che ti rende famoso, prendi i soldi, vorrebbero fare tutti, no? Quindi esatto. Non è che andiamo a lavorare in miniera, è la cosa più bella, dobbiamo fare solo questo, 2 ore allenamento al giorno. Morris, mi è capitato la settimana scorsa, io seguo una rubrica che si chiama Giovani Rosanero il martedì su Cuori Rosanero nel Mondo, ho fatto un'intervista al mister della Primavera del Palermo, capo di casa, e ho chiesto a lui che cosa fosse cambiato rispetto al passato, perché lui ha fatto anche 3 stagioni appunto nel Palermo, anche ai tempi di Zamparini, e che cosa fosse cambiato nel calcio, la stessa domanda che avevo fatto prima proprio a te, rispetto agli anni che furono, e sicuramente emerge anche un atteggiamento diverso perché la società è cambiata e quindi c'è un modo anche diverso di approcciare del calciatore nei confronti della propria società, del proprio impegno calcistico. Ecco, forse quel sudore della maglia che prima si chiedeva e per cui il giocatore giocava e rispondeva ai suoi tifosi, a volte abbiamo l'impressione che stia venendo meno, tu cosa ne pensi? Sì, è giustissimo, è vero, è vero. È vero, perché io guarda, io appena ho smesso di giocare, ho provato a fare il direttore a Mantova in C e poi a Giulianova in Serie D. E io ho detto non è più il calcio, perché quando chiamavo i giocatori, il presidente, dicevo presidente, guarda, dobbiamo prendere questo giocatore, mi diceva quando ci porta, quando ci dà. Come quando ci porta, quando ci dà? Se vogliamo il giocatore dobbiamo pagare noi. E quindi ho detto tutto. Ma anche aspetta, questo è anche nei professionisti. Anche con gli allenatori succede, Morris. Cioè, esatto. Oggi l'allenatore, il presidente lo mette in contatto. Bene, presidente, facciamo una trattativa. Che sponsor c'hai? Come che sponsor? No. Ma non è calcio. Se non puoi fare il presidente, fai il tifoso. È così. Ma è così, Morris, è così. Ma io ho fatto 1 anno e mezzo e ho detto finito. Hai fatto bene, no? Ho litigato con uno dei miei migliori amici che aveva il figlio che l'ha portato in giro in C2. L'anno di Giulianova gli ho detto, guarda, io te lo dico da amico, a me non mi portare qui, tu figlio, no, metti una mano, no, fai una cosa, tuo figlio mettilo in fabbrica, perché ti oppure combati una squadra, il tuo figlio non può giocare a calcio. E tu metti io che puoi giocare a calcio, non sono amici. Lui per 1 anno e mezzo non ha parlato, adesso il figlio lavora in fabbrica da lui. L'anno scorso è venuto da me, mi ha abbracciato e c'avevi ragione, e ha buttato non so quanti soldi per il figlio, però ce l'ha. Ma è giusto che non è più il calcio questo. Senti Morris, purtroppo... io so che tu indossi, scusami Fabio, ma sì. Vedo che Morris sta indossando stasera un paio di cose che hanno simbolicamente un significato. Una è una maglia, se ce la fai vedere. Vabbè, la maglietta, eccola qui, questa mi avete mandato della 120. Questa della curva 12, sì, e poi sciarpa... questa sciarpa qui è la sciarpa che ho firmato il giorno che ho firmato a Palermo. Quindi questa rimarrà per sempre. Sempre. Sì, quella siete, esatto, quella siete nelle foto, infatti. Sì. Mori, sì, una curiosità mi voglio togliere. Sì. Parlato della finale di Coppa Italia. Per me quel giorno fu scandaloso che Fabrizio Miccoli non era in campo, che non era titolare. Sì, ma quel giorno... Una decisione di Zamparini. Non solo Fabrizio Miccoli, ma anche Liverani. E anche Liverani, bravo. Noi quel giorno... Non ho detto li avrei mandati in campo.
Ma secondo me lì si sapeva già la fine di Delio Rossi, che non sarebbe rimasto al Palermo, e quindi c'è stato qualcosa. Perché non far giocare Micco e Liverani, ma far giocare, per tutto rispetto, Acqua, che era un giocatore che all'inizio era ancora, capito, non era un giocatore che adesso, diciamo, ha fatto un po' di Serie A. Tenere Liverani in panchina e tenere Micco in panchina, far giocare Abel davanti con il Flaco e Eddie, boh, io avrei schierato più Micco, Cavani e Pastore, quindi non lo so. Però è l'unico rimpianto che, ecco, purtroppo, che abbiamo perso quella finale. Però, ecco, sono ricordi: il 3-1 col Milan in casa, la vittoria a Torino con la Juve, col gol finale di Mecelige, che poi è scomparso, non l'abbiamo ritrovato più per 4-5 mesi, chissà dove è stato. Quindi. Ma poi, ecco, era una squadra che, cioè, per batterci veramente ci dovevi massacrare, perché è difficile, ci abbattevamo. Prendiamo un gol, ripareggiamo la partita. Eravamo una squadra che veramente, un bellissimo gruppo, da Federico a Cassani, Mattia, Balzaio, Bovo, Kier, eravamo Giulio, Migliaccio, eravamo Simplicio, Bresciana, ecco. Che nomi che stai, che nomi che Beh, stai facendo? eravamo un gruppo spettacolare, Nostalgia. che noi abbiamo Mamma una mia. chat e siamo ancora, è per quello dico il gruppo. Quindi dal 2011 a oggi sono passati 10 anni, noi abbiamo ancora la chat di quel Palermo, ci sentiamo sempre sulla chat, giochiamo, Fantastici. scherziamo. Quindi, e Moris, questo se è tu il ti puoi bello. trattenere ancora qualche minuto con noi, io avrei Sì, il piacere, prima di io salutarti, dimmi 5 tu, minuti. 5 minuti Una ce domanda l'hai. Sì. velocissima, Moris. Ma pensavi Sì. che Kier potesse fare questa carriera e che ora oggi potesse diventare Sì. uno dei pilastri del Milan? Ti dico subito sì, perché quando è arrivato eravamo io e Bovo, e lui Simo si vedeva subito che era un giocatore. Infatti, mi chiamò subito il direttore Sabatini, mi disse: Morris, questo te lo metti dietro, perché questo è un giocatore che arriva. Facemmo la prima partita a Chievo, lui giocò titolare, disse: Simo, vieni dietro di me, durante la settimana, io ti faccio fare gol sul calcio d'angolo, Dio me li porta dietro io, tu vieni dietro di me che fai gol. Va a vedere la partita col Chievo, l'esordio suo che fece gol. E lui, infatti, lo sento ancora, Simone. Ti dico, poi un giocatore, si vedeva, un giocatore intelligente, apprendeva subito le cose, era uno sveglio. Al contrario di Milanovic. Ti ricordi Milanovic, Sì, difensore Milan centrale, Milanovic, sì, Milanovic, alto, basta. bravissimo, che era un giocatore che era venuto già a prospettive, questo nazionale, così, però non aveva fame. Simone aveva fame. E si vedeva, un giocatore che aveva fame, si vedeva. Infatti Allora, arrivò. io farei entrare, scusate se interrompo, ma ho voglia di fare un saluto da due tifosi che stasera sono nostri ospiti e li farei subito introdurre prima di salutare Morris, così magari riescono a fargli anche un saluto e volevo insomma introdurre anche Sergio Caruso e Danilo Lobianco. Buonasera Sergio. Buonasera ragazzi, ciao Morris. Salve, ciao, buonasera. Ciao. Che emozione. Grazie. Guarda, dico soltanto, vesto la maglia rosanero dall'età di 6 anni. Ho focalizzato i miei studi universitari per lavorare per il Palermo. Buonasera a Tant'è tutti. che subito dopo Coppa Italia sono entrato. E ho vissuto lo spogliatoio, ho vissuto il vero calcio, ho vissuto i litigi di spogliatoio, le risate di spogliatoio, il calcio tennis. E quando parlavi, non ti nascondo che mi è scesa la lacrimuccia, perché vivere una famiglia, perché lo spogliatoio diventa una famiglia. Ma noi più tempo lo passiamo più nello spogliatoio che a casa, ma quello è il bello. È lì che si forma la squadra. Io ancora porto i lividi dei pizzicotti di Fabrizio. Logico, bravo. Ma io penso, non so se Marcello lo conoscete, no? Vabbè, io mi sento Certo, ancora Marcello, Pasquale. certo. Io Marcello Marcello. sistematicamente lo facevo mettere a piangere, che lo chiedevo nel furgone, dentro la cesta del Palermo. Stava lì 2 ore, io prendevo il furgone, lo nascondevo, Pasquale andava a Marcello. Pensi che facevamo? E quello piangeva dentro il furgone. Facevamo delle robe bellissime. Terribili, terribili. Danilo, prima di Sì. mandare via Morris, Scusami Mara, ma in questa trasmissione gli alberi per forza devono stare.
Boris, poi mettiamo in privato. No, Danilo, se volevi insomma, salutare Moris, chiedergli o insomma dirgli qualcosa, è un'occasione anche per vedervi e quindi mi faceva piacere farvi fare un saluto. Sì, allora io innanzitutto dico a Moris che è un grande onore per essere qui in trasmissione, perché fai venire in mente dei ricordi davvero belli di quando il Palermo faceva paura a tutti. Poi in difesa eri una roccia che proprio non faceva passare a nessuno. Quello che ti posso dire, io ti ho ascoltato bene nella live, dico, è cambiato tanto da diversi anni la situazione calcistica, però la passione è quella che deve sempre andare avanti in tal senso. Infatti è quello che dico. Oggi il Palermo, io penso che i giocatori giustamente non vivono i tifosi allo stadio, ma la città, se vai fuori, ti fanno sentire importante, perché ecco l'affiatamento che c'è intorno alla squadra. Cioè tu ti trovi una squadra di C dove ci sono tutte le dirette live, tutte le televisioni, gli sponsor, ti senti come se fosse la Serie A anche C. È questo che non riesco a capire, perché i giocatori non danno questa importanza a questa città. Oppure perché sanno che sono di passaggio, perché non c'è un progetto in società, quindi stanno lì giusto per aspettare giugno. E le cose purtroppo noi da fuori non le sappiamo. Questo è da chiederlo a Sagramo o da chiederlo a Mirri. Io Maurice, per quanto riguarda Mirri, sì. Prima di salutarti, io ti devo fare una domanda, perché sto leggendo un messaggio che arriva dal web, dalla pagina di tifosipalermo.it, che ci dice Alessio di Rosalia: Moris è forte in campo. Per favore, Mara, insomma, è un amico Alessio. Con Moris. Sì, Alessio. È imbattibile a scopore scientifico. No, vabbè, tanti giocatori quando vanno in ritiro che fanno? Giocano a carte. Quindi sono imbattibili. No, vabbè, Alessio è un amico dove che c'ero sempre, un ragazzo che lavora lì al golf, e quindi lo saluto, Alessio, di Rosario. Adesso Alessio ha fatto anche un passo avanti, ha pure lì una sua struttura molto. Sì. Sì. Però so che va amico... bene, no, volevo dire di Mirri che io personalmente non lo conosco, però da quello che sento, giustamente non penso che sia un presidente a livello che può mantenere una C, una B, una Serie A. Ha giustamente bisogno di imprenditori, lui sta facendo questa cosa a livello, ecco perché è legato molto al Palermo, però dal momento in cui io penso che devi giocare sempre a carte scoperte con una città come Palermo, perché tu passi da tifoso a presidente e le cose cambiano, quindi devi avere l'accortezza di dire: guarda ragazzi, io posso fare un campionato di Serie D, vincerlo, poi io non ho più le armi. Lui invece penso che sta facendo prendere il piede da una cosa più grande di lui. Moris, io su questo non sono d'accordo, ma sai perché? Voglio solo spendere due parole. L'osservazione è corretta, però manca un pezzo. Di fatto noi sulla carta in queste settimane abbiamo analizzato che da un punto di vista proprio dell'investimento su quello che è il valore, a partire dall'amministratore delegato e arrivando fino all'ultimo dei giocatori, noi siamo nel girone C la terza squadra per valore, quindi dopo Ternana e Bari. Questo significa che di fatto non è che si sia investito poco, il punto è se la resa di ciò che si sta investendo equivale alle aspettative, primo. Secondo, chiaramente il Covid con i mancati incassi per una società di serie C, e tu lo sai meglio di me, crea dei danni non indifferenti. Ma questa non è una giustificazione, è solo un'analisi, perché poi anche Mirri ha detto che non potrà andare avanti, sta cercando di vendere e venderà sicuramente, per cui qua c'è un'onestà intellettuale pazzesca. È partito dalla voglia di far rinascere un Palermo che purtroppo, ahimè, qualcun altro ha fatto fallire. Quindi se non c'era lui probabilmente oggi non saremmo neanche più a parlare di calcio. Aspetta, questo forse è solo Lo dico a onor di causa, nel senso va detto perché questa è la storia. Poi ognuno può pensarla chiaramente come vuole. No, no, sì, ma io aspetta, mi lo sto attaccando, sto dicendo che secondo me non era quello. Lui da solo non può farcela. Assolutamente non ce la farà, ma è chiaro, è chiaro. Nelle aspettative di quello che ci hai raccontato stasera tu, guarda Moris, la storia ci racconta che c'è bisogno di altro, ma è sicuro. Non è solo Palermo, Mara, perché se tu guardi in Sicilia, a oggi non c'è una squadra neanche in Serie B.
Il esatto. Capanni è giusto che gioca pure in Serie, non mi interessa, ma è vedere un Messina, Palermo non più, cioè non c'è più il calcio nella Sicilia. Esatto. Capito? Esatto. È una cosa bruttissima. Servono degli investitori forti ma seri, che non ci buttino, insomma, non ci diano solo fumo, ma anche un po' di arrosto. Bravissimo, ho letto anche il Ferrero, ma non è un presidente che ti può dare una vita di 10 anni, 15 anni, è un presidente che lui non ha una potenzialità economica, lo sappiamo cosa fa. Esatto. Quindi ci vogliono presidenti come era una volta, i Zamparini, i Gaucci, ecco, Berlusconi ha preso il Monza e attiva il Monza dalla C, 5 anni lo porta in Serie A, ma c'hai i soldi, può farlo. Però Mori, hai visto che negli ultimi anni nel calcio italiano, guardando anche la Serie A, ci sono stati completamente dei cambiamenti, cioè sono arrivati gli stranieri per investire, perché di fatto questi presidenti italiani con tanti tanti soldi che investono nel calcio diminuiscono di stagione in stagione, a parte le categorie insomma minori. Sì, ma infatti abbiamo visto a Roma americani, la Fiorentina italo-americano, anche lui. Esatto, Inter e cinesi. Inter e cinesi, tu pensi un derby che si gioca a mezzogiorno e mezzo perché in Cina sono le 8:30 di sera, è assurdo. Esatto. È assurdo, purtroppo, però... Il calcio è cambiato, no? Tu prima hai detto una cambiato. Grande verità, il calcio è cambiato e qui c'è allora, tantissimo da poter dire. Ma è cambiato in peggio, questo è il problema, non è cambiato, forse è migliorato, è cambiato in peggio. Guarda Carlo, tu dimmi, adesso ad oggi, l'Atalanta che era una squadra dove io ho giocato, che portava i giocatori dagli allievi in primavera, in prima squadra, a fine anno faceva sempre esordire 4-5 giocatori. Investiva in squadra giovanile, l'Udinese era uguale. Oggi invece che si fa? Io guardo, ho avuto l'occasione di giocare con Quadrato e Muri da Lecce, l'Udinese andava lì, loro l'hanno preso dalla Colombia, con 500.000 euro compravano due giocatori, come Muri e Quadrato, questi con 500.000 euro hanno fatto 50 milioni di euro. E quindi vanno a morire i settori giovanili, perché i procuratori ti portano questi giocatori qui e tu non investi più sul settore giovanile italiano e va a morire. Questa per esempio è una cosa che ci sarebbe nel progetto di Mirri, che appunto è il centro sportivo, per avere un vivaio di giovani che purtroppo non si è mai realmente realizzato. Certo, se tu ricordi, esempio... nell'epoca dei Picciotti, insomma, quando abbiamo avuto la squadra con tanti palermitani, ai tempi di Arcoleo, era il direttore, ma anche quando c'ero io con il direttore che c'era Argento, esatto, che adesso sta nelle giovanili. Ah, ecco, sono contento, è rientrato, è una bravissima. È rientrato, Rinaudo. Ecco, Rinaudo, sia bello, Rinaudo l'ho sentito. Argento, ma l'anno che c'ero io lì, la primavera, ha vinto il Viareggio. Esatto. Ecco, quindi e sono venuti su i vari 3-4 giocatori, sono venuti da noi, i vari Forte, c'era Mappello, venivano ad allenarsi, quindi qualcosa si faceva di buono. Invece oggi le primavere sono scomparse, tu pensi, io ho vinto campionato italiano primavera a Bari, ma la squadra eravamo io, Cassano e Ninaia, di quel Bari lì su 11 giocatori, 6 siamo arrivati in Serie A. Certo, è significativo, assolutamente importante quello che dici, ma infatti bisogna puntare molto su questo. Però anche la legge Bosman, da quando è finita, prima potevi far giocare 3 stranieri in una squadra, adesso puoi far giocare chiunque e va a morire sicuramente la cosa italiana. Certo. Ma c'è anche la mentalità sbagliata dei ragazzi di oggi, perché io oggi qui da me, io tornavo a casa, buttavo lo zaino della scuola e andavo a giocare nelle piazzette con i miei compagni, chi arriva prima gioca. Oggi se fai il giro nelle piazzette non vedi un ragazzino giocare a calcio in una piazzetta, tutti con questi computer, questi telefonini, è vero. E questo fa tanto, fa tantissimo. Sì. Infatti prima dicevamo è cambiata la società. Morris, io direi che sei stato stasera, guarda, una sorpresa bellissima, io ci avevo provato a invitarti e tu sei stato subito molto disponibile, io sono stata contentissima di poterti avere oggi per voi, con noi. Per voi, per Palermo sono sempre disponibile. Come siete stati voi con me, quindi è giusto. Volevo dire una cosa per sempre. Eccomi. Allora, Morris, ti ricordi quando avevo parlato di quel famoso torneo di Beach Soccer Mondello che volevi portare al Pieri? L'ho fatto a San Benedetto. L'ho fatto a San Benedetto. Hai parlato anche di Mondello. Sì, lo so, però l'ho fatto a San Benedetto lì da me. Ecco, anche... Vabbè, ti aspettiamo, dai, aspetto, l'occasione... No, io appena si può ripartire il primo viaggio è Palermo, già la mia compagna. Ti aspettiamo allora, dai.
grazie, un abbraccio allora, a tutti, buona serata. Un saluto alla tua compagna. Grazie, grande, grazie, buona serata a tutti. Quando vuoi, grazie, male, sono sempre a disposizione. Grazie, ciao. Ciao. Allora ragazzi, eccoci qua, stasera grandi emozioni con Morris. Mi è sembrato, Mara, mi è sembrato di assistere. Bellissimo. Mi è sembrato di assistere alle conferenze stampa di Boscaglia. Uguale, Fabio. Sì, Uguale. No, anzi, forse quelle di Boscaglia sono più interessanti. Ai. Allora, Sergiuzzo e Danilo, allora eccovi qua, io sono contenta di avere anche voi perché siete due vecchie conoscenze, nel senso più positivo della parola vecchia, vecchio, e sono contenta di avervi stasera qui perché oltre ad essere grandissimi tifosi, insomma, Sergio rappresenti anche un pezzo di storia di questo Palermo, sì. Quindi... Le tue sensazioni, intanto io ho una curiosità che insomma chiederò a entrambi. Tu Sergio, quando diventi tifoso del Palermo? Perché io in genere a tutti gli amici tifosi che vengono qui lo chiedo. In qualunque momento divento tifoso del Palermo. Ero tifoso del Palermo pure durante lo spogliatoio, dopo le partite, mi litigavo pure persino con gli allenatori. Perciò, guarda... Quanti anni avevi la prima volta che ti sei avvicinato al Palermo da un punto di vista del tifo, chiaramente? La prima volta mi portò mio nonno allo stadio, avevo quasi 6 anni. Ancora lo stadio era per come non lo conosciamo adesso. Fu un Palermo Ternana 2-1. E era, io ancora... esempio, era più vicino allo stadio che ho dietro le spalle come sfondo. Esatto. Ancora ricordo il gol, il momento del gol, il tifo e l'eco di Monte Pellegrino. Ragazzi, era qualcosa che di devastante. Scuola elementare, 2 soli tifosi del Palermo contro altri 20 tra milanisti e juventini. E da lì ho sempre continuato fino a quando sono riuscito, lottando, sudando a capo c'è mozzacuna, come si suol dire, arrivare per la nostra squadra. Il biglietto di entrata fu la finale di Coppa Italia. Fu la finale di Coppa Italia perché ci fu un giocatore con un problema, non riuscivamo a risolvere, alla fine lo mandarono da me, fece la finale di Coppa Italia. Ebbi un anno sabbatico, poi fui chiamato. Vi faccio ridere, questa è una cosa... Aspetta Sergio, però diciamola a chi non ti conosce abbastanza o non ti conosce affatto, tra chi ci segue. Cosa hai fatto tu, cosa fai tu nella vita e cosa hai fatto per il Palermo? Io sono un podologo sportivo, ero il podologo sportivo della squadra, mi occupavo dei ferri del mestiere. Esatto. Staff medico, ci occupavamo di tutto, la prevenzione, la riabilitazione, le performance. Ma avevano dei piedi migliori? Ma avevano dei piedi migliori quelli di prima? Era una questione di piede? È questione non soltanto di piede, soprattutto di testa, perché se la centralina non è ben regolata, puoi avere un 2000 cavalli sotto, non riesci a gestire tutta questa potenza. Sicuramente oggi, da un paio di mesi che facciamo, come dicono qua da parte di mia moglie, facciamo vurrona. Perché sì, ok, il campo sintetico, sicuramente abbiamo una risposta nel gesto atletico differente rispetto al terreno, al campo di erba naturale, però gli allenamenti che si fanno continuamente in un campo sintetico già ti portano a conoscenza su qual è il gesto atletico da compiere, come prevenire determinate condizioni. Prendiamo anche questa come buona. Se parliamo, rientriamo il tifoso, se vediamo la partita con la Ternana abbiamo visto un risveglio. Esatto. Un risveglio, vedendo oggi un primo tempo che comunque qualcosina di positivo c'era, poi c'è stato un tracollo, cioè non è, vedere la partita dove il pallone insegue il giocatore, non è il contrario, perché oggi si sono viste queste scene. Sergio, si sono riviste in diverse partite. Ma tante situazioni, io che sono un destro naturale, portarmi a sinistra, da sinistra essere messo a destra, da centro passare avanti. Diciamo che c'è un po' di confusione, diciamo così. È
li destabilizza. Si è visto l'esempio detto di Pelagotti quando ha preso il gol ed è rimasto solo. È stata una brutta scena, una brutta scena. Ce ne siamo accorti tutti, lo dicevamo all'inizio della trasmissione, è una brutta scena. Io ho la sensazione che lo spogliatoio, come ai tempi miei, era diviso in più fazioni. C'erano gli italiani, c'erano gli spagnoli, c'erano gli sloveni, ok? C'era uno spogliatoio composto da 3 fazioni, non si poteva andare mai d'accordo, mai, mai. E questo è quello che sto vedendo adesso, da lontano, per quel po' di esperienza che ho maturato, mi sembra che ci siano queste condizioni. Non parlo del presidente, perché giustamente lui sta mettendo la faccia. Sta mettendo la faccia, sta mettendo impegno. Si è circondato di persone, perché il presidente è una cosa, ma la squadra è un'altra cosa. Quando si chiude lo spogliatoio, tutto il mondo è fuori. Esiste staff tecnico, squadra, staff medico. Questi 3 lavorano in simbiosi. Se c'è un cavallo zoppo, tutta la mandria prende deficitaria. Dovrebbero mettersi ben d'accordo loro. Io sarei per un bel ritiro punitivo, ma di quello serio. In questi casi non rimpiango Zamparini, che Zamparini per ora li avrebbe mandati a zappare per il momento. Ecco, Sergio, il pugno duro. Ragazzi, pugno duro, la carota funziona sempre. Sergio, tu hai vissuto lo spogliatoio come l'ho vissuto io e sai bene che soprattutto una figura fondamentale è quella del capitano, del leader. Ai miei tempi c'era Corini, parlava Eugenio e non fiatava una mosca. Nel bene e nel male era in grado di fare da scudo, di dire le cose come andavano fatte. Poi purtroppo nel momento in cui non c'è una figura del genere i risultati si vedono. Infatti. Io non lo lasciano parlare oppure, come si suol dire, viene dato poco peso. Viene dato poco peso e come diceva Morris, non ci sono più gli uomini di una volta. Perché la parola che si dava una volta era meglio di un contratto. Diciamo che quello che sta dimostrando di farlo, se mi posso permettere, voglio insomma dare un segnale per far capire eventualmente anche i giocatori, qualora ci stessero ascoltando, che per noi tifosi, chi in questo momento sta facendo quello di cui parli tu, Sergio, di cui parlava Morris, è sicuramente Accardi, perché Accardi in campo, se mi posso permettere, ci mette gambe, testa e cuore. Quindi noi, ora, al di là del fatto che sia palermitano, che sia sicuramente tifoso dei nostri colori, ok, però questo noi lo vediamo, lo apprezziamo e lo riconosciamo in ogni partita, questo va detto. Sì Mara, però purtroppo non basta, non basta perché... Non basta perché non gioca da solo. No, ma non è solo quello, non ha purtroppo il carisma, non ha le capacità che riconosciute, che devono essere riconosciute a un leader. Dico, attenzione, non è colpa sua, è un problema di esperienza che ancora non ha. Lui fa il massimo, ci mancherebbe altro. No, ma io non parlavo in termini di leader quanto in termini di atteggiamento in campo. Poi quello che dici tu è assolutamente importante. Sembrava che questa, diciamo, leadership l'avesse presa al Mici. Poi a un certo punto al Mici si è fatto male, è uscito fuori un attimino dalle dinamiche di gioco, di allenamento, e forse si è sentita la sua mancanza. Perché al Mici, se ricordate, io non so se Carlo sei d'accordo con questo tipo di ricollegamento, quando lui è arrivato ha portato un po' la sensazione di essere un po' leader. Se vi ricordate l'abbraccio a fine partita, c'erano dei simboli che stavano iniziando a prendere forma, che non erano solo dei simboli, come dire così, di facciata. Si avvertiva che la squadra volesse trovare un'amalgama, e Almici, secondo me, l'aveva anche dichiarato in più interviste, che il suo scopo era quello di essere leader dello spogliatoio. Poi a un certo punto Almici sparisce e questa cosa è come se fosse stata neve al sole, si è sciolta. Beh, il poveraccio Almici non sparisce, diciamo che sparisce il ginocchio, nel senso che... Sparisce dalle dinamiche probabilmente di campo, di spogliatoio nel senso più stretto. Almici ha determinate caratteristiche che potrebbero essere, come dire, una risorsa per il Palermo e per la squadra, così come Valente secondo me potrebbe avere anche queste risorse. Però, sai, il Palermo sta vivendo un periodo di
tale crisi, secondo me, di tale forse anche confusione interna, che non lo so se basta soltanto un leader, no, forte a risolvere tutti i problemi di questa squadra. Credo che ormai la matassa certamente è rovigliata ed è un difficile uscirne fuori. È un po' complessa la situazione, ma anche tecnica, è una risorsa anche tecnica. Anche oggi quando è entrato sembrava un cavallo che, no, voleva scalpitare. Scalpitava, esatto. Ha vuoto pure lui, però, ma perché, ti ripeto, oggi credo che anche... Ma se tu metti dentro una situazione grigia qualcuno di bianco, diventa grigio pure lui, cioè si ingrigisce. È un po' quello che spiegava prima Sergio, il cavallo che zoppo inizia a zoppicare, insomma, un po' tutta il team. Esattamente. Dico, quello che mi meraviglia è che leggevo fra i commenti della gente è che effettivamente la società non prende provvedimenti, cioè nemmeno quel ritirino, no, stupido, quel ritiro, non punitivo, ma quantomeno della serie facciamo gruppo, vediamo di guardarci in faccia, troviamo qualcosa. Non lo so, mi sembra che tutto scorre addosso. E tutto tace. Questo è segno di rassegnazione, consentitemi di dirlo, è segno di rassegnazione della serie facciamo il minimo indispensabile, salviamoci e poi buonanotte ai suonatori. Facciamo un tuffo di nuovo nel mondo dei tifosi e introduciamo un po' invece il percorso di Danilo. Danilo che è tifoso, sì. Esattamente da quando? Da quando avevo 11 anni. È nato, come sei arrivato al Palermo? È nato in un modo insolito, ora ve lo racconto. Mi trovavo al vecchio Citipe, non so se vi ricordate di questo centro commerciale che c'era a Palermo. Stavo trasmettendo Palermo-Roma di Coppa Italia, nel quale io cercavo un'identità tipo a livello di squadra da tifare, perché tutti i miei compagni dicevano ma tifa Inter, Milan, Roma. Io provavo a guardare le partite ma non mi suscitavano nulla dentro di me. Quando io ho visto quel giorno Palermo-Roma, mi ricordo che dentro di me è nato un qualcosa di inspiegabile. Ho detto, questa è la mia squadra. E io sono rimasto lì a guardarmi la partita per tutto il tempo. Infatti i miei genitori sono rimasti allibiti per la prima volta che videro questa cosa, perché di solito io andavo a fare la spesa con loro, ero interessato di più a guardare i giocattoli, i videogiochi, e mi ritrovai lì a guardare la partita come un tifoso sfegatato. Cioè, da lì poi si sono avvicinate altre situazioni che mi hanno portato fino a dove sono adesso. Veramente... Adesso tu gestisci praticamente un gruppo, giusto? La pagina Rosanero per sempre, sì, sono il fondatore. Sei il fondatore. Quanto... Allora, io ti volevo dare stasera l'opportunità qui in diretta di parlare di un contest molto carino che tu hai lanciato, giusto, possiamo dire, forse qualche ora fa, perché di fatto è iniziato ieri, credo. O l'altro ieri. E quindi magari se vuoi parlare un attimo di questo contest, che in un momento un po' triste per noi tifosi, magari vivere con leggero entusiasmo e magari, come dire, occupando il nostro tempo in altre cose, possiamo anche ritrovare un po' di sorriso. Cosa consiste questo contest, Danilo? Consiste nel vincere tre premi, sono tre premi in palio, in quanto c'è un calendario. Dico, noi siamo famosi per i calendari nella nostra pagina, perché abbiamo iniziato così, a sponsorizzare calendari affinché potessero vincere i tifosi del Palermo. Dico, fortunatamente i contest hanno fatto una bella figura riguardo. Cosa devono fare i nostri tifosi per partecipare? Cosa devono fare? Allora, devono appunto mandare le foto su l'email rosanero1900@gmail.com, il nostro servizio Messenger, dove troveranno dei collaboratori anche io, che noi inseriremo delle foto. Verranno messe appunto in questo album che è relativo al contest che viene soprannominato Famiglia Rosanero per sempre 2021. La foto che prenderà più like, in quanto sono tre posti per vincere i tre premi in palio, si aggiudicheranno questi premi, che sono un calendario più una mascherina personalizzata. Poi c'è un calendario formato normale e l'ultimo è un calendario personalizzato. Ma calendario, Danilo, ma calendario di che? Calendario qualunque, cioè bianco? No, è un calendario della pagina, un calendario fatto da noi, dal nostro grafico. Ah, okay. È un calendario, sì, un calendario rosanero per sempre.
sembrava è un'immagine che mette in evidenza appunto il contesto dello stadio, dove c'è la curva nord, dove viene messa impressa la scritta Palermo. E poi abbiamo dall'inizio lo scudetto, quello del vecchio Palermo, il primo Palermo del 1898, fino allo scudetto di adesso. E ci sono due calciatori che per me sono rappresentativi appunto di questo contesto rosanero, in cui sono Accardi con la maglia del centenario e Saragniti, che esulta guardando la curva nord con un'aquila che guarda anche verso di lui, per far sì che tutti questi giocatori esprimano la vera passione che hanno dentro, perché dico è anche un contesto più che altro che interseca nell'essere vero tifosi, anche sia in campo che al di fuori del campo. Danilo, prima di salutarvi, ricorda quindi a chi volesse partecipare dove vi trova e insomma le indicazioni per poter accedere. Quindi hai dato l'indirizzo mail, la pagina, la vuoi ricordare? Pagina Rosanero per sempre. Allora, innanzitutto Perfetto. Io ne approfitto per salutare i miei collaboratori, che sono Alex Carlino, è giusto che lo dica perché anche lui fa quello che deve fare, Sergio Caruso che ogni tanto mette anche il suo, a prescindere dai suoi impegni lavorativi, e anche mio fratello che fa da grafico nella pagina. Quindi siete una squadra anche voi, una squadra sicuramente sì, collaborativa, sì. Amalgamata, altro, che funziona. Altro lo facciamo per tenere in allegria i tifosi, non per altro. Dico, esatto, è quello che dicevo prima, Danilo, prima di non perdere l'entusiasmo. Dico, esatto, più che altro lo faccio per questo. Ne avete da lavorare per tenere vivo l'entusiasmo dei tifosi. Ma il nostro, guarda Carlo, il nostro compito è quello. Noi ci mettiamo il nostro, ovviamente, ci mettiamo il nostro per tenere. È un compito molto faticoso, Carlo, te lo dico perché ci sono dentro pure io. Molto, Carlo, io cerco sempre di essere il più positivo possibile in pagina, non metto mai cose negative perché già la situazione che stiamo vivendo sappiamo siamo com'è, tutti coscienti, quindi... esatto, siamo tutti coscienti della situazione che stiamo vivendo. Dico, poi ovviamente dico, il contest si basa soprattutto nel far vedere il vero tifoso, le famiglie più che altro, le famiglie che vanno allo stadio, che tifano Palermo da casa o altri posti vari. Dico, sul sociale da questo punto di vista mi sono sempre... ho sempre fatto di meglio, dico, in queste cose. Perfetto, allora io vi ringrazio tantissimo perché l'orologio purtroppo scorre e dobbiamo far entrare il nostro Marco Porcelli, abbiamo il momento della moviola, quindi a te Danilo ti devo assolutamente salutare perché è un momento in cui tu non puoi partecipare, ma ti ringrazio per essere stato... per essere stato qui con noi, quindi grazie, ti seguiremo sicuramente sulla pagina e proveremo anche a partecipare al contest. Ringrazio Sergio Caruso per questa partecipazione, grazie. Grazie a voi, grazie a te Mara, grazie di cuore per questa bella serata, per questa opportunità e lavorate veramente bene, grazie. Grazie a te, grazie. Sergio, a presto, un abbraccio, grazie. Forza Palermo. Sempre. Ciao. Ecco Marco. Allora, Marco Porcelli, buonasera. Noi ciao a tutti, buonasera. Entriamo un po' più velocemente nel merito di due cose che avevamo detto anche anticipandole nella parte iniziale della trasmissione. Mi riferisco esattamente a quello che diceva esattamente Fabio, cioè poche ammonizioni, forse una alla fine della partita, forse all'83esimo, simbolo e sintomo di una squadra poco cattiva, contrariamente a quanto ci si aspettasse. Cosa ci dici di questa intanto, di questi arbitri, come hanno gestito oggi l'arbitro con i suoi collaboratori la partita e che cosa, se c'è qualche episodio saliente che tu hai notato? Ma allora, sì, confermo un po' l'impressione che abbiamo avuto tutti, che ovvero che la squadra non mette quella grinta agonistica per cercare di condurre al meglio la partita. Questo non ci piove. Io l'ho scritto nelle varie rubriche da più settimane che continua a dire e a sposare questa tesi. Questo facilita, tra l'altro, il compito degli arbitri,
perché ovviamente gestire una partita con un livello abbastanza basso, tra virgolette, di agonismo, non fa altro che facilitare il compito della terna arbitrale. Meno contrasti, meno falli, anche se oggi, diciamo, come falli all'inizio del primo tempo ce ne sono stati anche abbastanza, la partita è stata un po' spezzettata, non più di tanto, però si sono notati alcuni falletti, diciamo così. Questo facilita, questo atteggiamento del Palermo soprattutto, perché comunque ci si aspetta tanto da Palermo, facilita indubbiamente il compito. Il lavoro degli arbitri. Esatto. E anche oggi si è visto... Cosa è successo oggi? Se dovessi, insomma, dire sinceramente... l'arbitro ha fatto o non ha fatto? Guarda, dopo quello che abbiamo visto settimana scorsa non ci si può lamentare proprio di oggi, anzi... nonostante il precedente ha condotto, ci riferiamo chiaramente a Palermo Ternana, sì, ma anche l'arbitro dei rigori, assolutamente l'arbitro in questione comunque è stato, diciamo, nella partita nel girone di andata era stato in campo con il Palermo con la Ternana proprio, quindi c'è stato un episodio particolare anche lì, quindi diciamo che oggi ci è andata bene tra virgolette, ma non l'arbitro ha fatto il suo. Ecco. Non c'è nessun episodio che oggi può essere, diciamo, anzi, al contrario, notiamo che l'arbitro si è dovuto scomodare, esatto, per un'unica occasione. Diciamo che ha sudato il minimo, ecco, diciamo così. Quindi Fabio, confermiamo le impressioni iniziali? Ahimè sì, che cosa dobbiamo aggiungere? Nulla, purtroppo. Niente. Questo conferma... la mancanza di cattiveria di questa agonistica e di questa squadra, quindi oltretutto, capisci, a rendere questa ancora più grave, è un aggravante, è il campo pesante, su un campo del genere, anche non volendo, se metti un minimo di grinta in più, il rischio di prendere cartellini gialli è notevole, invece non forse li abbiamo subiti neanche. Oggi sì, tanti, ne abbiamo presi, abbiamo preso diversi cartellini gialli, però vabbè, insomma, è inutile, mettiamo... Cioè, paradossalmente Fabio, nel primo tempo si poteva sfruttare meglio quella doppia ammunizione sulla corsia, Valente doveva spingere forse di più in quei minuti cercando l'uomo, puntando l'uomo per andare a trovare la cartellino, il secondo giallo per un'eventuale espulsione ovviamente e sfruttare la superiorità numerica. Cioè neanche siamo andati a giocare su questo. Non siamo stati neanche bravi, intelligenti a fare questo. Esatto, cioè non lavoriamo neanche su queste cose, cioè non mettiamo neanche in difficoltà avranno gli arbitri. Su... oggi, perché non so più tre. Che dire, veramente. ai. Allora, Marco, se tu non hai altre osservazioni, io ti saluterei, ma magari ci vediamo per i saluti finali. Certamente. Se vuoi. Farei il cambio perché adesso invece entra in gioco il nostro Andrea Palazzo con la rubrica appunto delle pagelle, ci anticiperà le pagelle di Rosanero Neghè, e perché mi piace che poi insomma si confronti anche un po' con Carlo e con Fabio in merito ai voti che il prof stasera ci dirà. Buonasera Andrea. Ciao Mara, ciao a tutti. Allora, ciao Andrea. Siamo proprio curiosi di sentire, prof, che voti dai ai ragazzi. Ma i voti sì, sono negativi, non per tutti, e poi oltretutto io devo dire la verità, avevo visto anche un discreto primo tempo. Palermo si è perso secondo me negli ultimi 16 metri, ma aveva fatto un primo tempo dignitoso, e anche se ormai siamo un po' abituati a questa cosa, quindi ormai aspettiamo sempre i 90 minuti per giudicare. Comunque, diciamo la prossima. Esatto. Come Boscaglia, prossima sicuramente ci abbiamo. Ormai è diventato un ritornello. Tranquilli, vinciamo la prossima. Infatti. Allora, Pelagotti è stato proprio quello che mi ha, diciamo, fatto perdere un po' di tempo perché non ho voluto infierire. Io ho dato un 4,5, ma ero proprio combattuto tra un 4,5 e un 5, proprio perché secondo me forse ti capiterà una volta nella vita una papera del genere, e poi tra l'altro era stato anche impegnato nel primo tempo con delle parate non facili su quel campo. Esatto. Quindi... abbiamo rischiato tra l'altro di prendere il secondo gol, ma lì è stata una papera invece dell'Avellino, perché quella palla l'avevo già vista dentro, non mi ricordo a che minuto fossimo del secondo tempo, ma stavamo rischiando di prendere un secondo gol netto. Perché tra l'altro era anche un po' più spostato verso uno dei due pali Pelagotti, e quindi sarebbe entrata quella palla se lui non fosse scivolato, insomma, il giocatore dell'Avellino. Però vabbè, andiamo avanti. Accardi 6, Doda 5,5,
Somma e Palazzi 6, De Rose 6 e mezzo, Bro 5, Luperini 5 e mezzo. Vinto però, Andrea. Come, scusami? Non mi sembra che abbiamo vinto. C'è una bella sfilza di 6, 6 e mezzo. Oggi io ti conosco come uno stitico. Che però aspetta, non ho finito. Adesso. Adesso vediamo. Hai ragione. Luperini 5 e mezzo, Canute 5, Valente 6 e mezzo, Saraniti 4 e mezzo, Rauti 5, Silipo 5, Floriano senza voto, Almici 6, un 6 proprio di stima, Crivello senza voto e Boscaia ancora una volta 5. E assai è. Anche e assai è. Eccolo là, eccolo là. Vabbè, c'è una bravo, bravo Andrea, oggi sei stato un professore che agli studini si intenerisce e dice dai, incoraggiamoli questi studenti. Dico. Però oggi, qualcuno, no, dai, oggi sei stato mio avviso generoso, però io, siccome veramente rispetto per chi mette la passione, l'impegno, eccetera, io avrei dato qualche voto in meno un po' a tutti, devo dirti, mezzo punto in meno a tutti, però l'hai vista così, è giusto. È giusto così. Per esempio io Luperini l'avevo visto bene nel primo tempo, devo dirti la verità. Bene magari no, meglio sì. Meglio delle ultime, tanto, che non la qualità non si facile. Vede, la qualità non si vede, però quantomeno ho visto che combattivo, ha preso delle ammonizioni, ha preso una ammonizione, e vi ricordate cos'è dei cartellini già? Sì. Però poi, ripeto, questa involuzione a me fa preoccupare tanto. Io adesso guardo la classifica e mi guardo le spalle io. Non c'è dubbio. Saresti un folle a non farlo, scusa. Cioè ogni settimana dire punti, come fai a non guardarti alle spalle? Appunto. Punti. Cioè, oggi sei undicesimo a 6 punti dai play-out. Ricordiamo che quest'anno è cambiato ieri il regolamento, E non va più in Serie C direttamente l'ultima come sembrava con la Cavese. Adesso c'è lo spareggio fra 4 e 2 retrocedono, credo. Cioè, non ho anche perché nel nostro girone c'è, diciamo, un posto in meno, perché il Trapani, ricordiamo sempre, che non è partito, diciamo. Esatto, non è partito, perché se partiva veniva considerato retrocesso, ma non è partito completamente. Però ci sono posso farvi una domanda? Sono curiosa su una cosa, perché noi in queste settimane abbiamo sempre parlato un po' di Lucca, raccontando di Lucca tante cose. Siamo partiti con un po' di scetticismo, poi abbiamo verificato che alcuni gol fossero dei bei gol, poi ci siamo, diciamo, un po' così sbalorditi, se vuoi usare dei termini un po' più soft, rispetto al suo atteggiamento, no? Nei riguardi sia dei giornalisti che dei tifosi, ma anche dei compagni di squadra. Io ho avuto come l'impressione, ma è stata tutta una mia sensazione personale, che rispetto alla partita che abbiamo visto contro la Ternana, oggi io ho rimpianto l'assenza di Lucca. Mi sento silenziosi. No, ma è una riflessione, è una riflessione. Cioè, ho fatto un percorso veloce per dire, ne abbiamo dette tante su questo ragazzo, giovanissimo, tanti errori probabilmente comportamentali. Ma falle pure Lucca, devo dirti la verità. Sì? Andava a far palle pure Lucca, perché nel secondo tempo, che è quello che noi diciamo analizziamo in maniera un po' più critica, perché una squadra che ha preso uno schiaffo quantomeno deve provare a ridarlo, no? Non può fare finta di niente, e secondo me oggi anche Lucca sarebbe stato inutile. Poi che Lucca abbia fatto 6 gol, sia il capocannoniere del Palermo, il suo lo sta facendo in un modo o nell'altro, non si può negare. Ok, no, era solo per sentire. Fabio, tu cosa ne pensi in merito a questa cosa? Ma sì, probabilmente come dice Carlo, il problema oggi è il marasma generale, non lo so chi sarebbe riuscito a salvarsi. Anche Silipo, Rauti, erano un po' confusi quando sono entrati in campo. Ma non solo quello, poi se ne va a vedere, al di là di tutto, se vediamo chi ha tirato in porta De Rose, gli attaccanti manco per sbaglio, palloni non gli sono arrivati, il problema è sempre lo stesso, non arriviamo sul fondo manco per combinazione con gli esterni con i piedi invertiti, che per arrivare al cross devono prima cambiare piede, insomma ragazzi siamo veramente... Eravamo un po' in difesa oggi nel gioco, cioè l'impressione è stata quella che avevamo un centrocampo un pochettino indietreggiato. Ma perché Mara, scusami, posso... noi ci stiamo ormai abituando che quando c'è Lucca alziamo la palla, no? Anche dalla profondità sì. Vediamo questo lancio lungo e poi o eventualmente anche dalle due fasce.
questo punto di riferimento oggi non c'era, quindi il Palermo si è trovato anche imbrigliato, e anche si è visto anche nel primo tempo, dove era sì aggressivo, ma mancava questo, questo passaggio semplice, no? Noi non abbiamo un grande gioco effettivamente, però questa cosa almeno è un punto di riferimento e non è mancato. Quindi abbiamo cambiato cui... nuovamente modulo, nuovamente tipologia di gioco, nuovamente ruoli, cioè c'è da dire sempre che questa, no, è anche la cosa, la cosa paradossale è che abbiamo migliorato la difesa, cioè oggi la difesa, sono meglio i due centrali, tutto sommato si sono comportati bene, e avendo un centrocampista in più, non sempre, però ha fatto un po' più filtro, però manca la qualità davanti, cioè gli ultimi 16 metri non sappiamo, quando giochiamo in modo aggressivo non sappiamo come. Sì, ma il problema, Andrea, è anche un altro. Questa squadra fa spesso e volentieri, purtroppo, un possesso di palla sterile ed inutile, senza che nessuno, con questi passaggi in orizzontale, senza che ci sia uno che abbia una minima idea, che sia capace di verticalizzare. Dico, è vero, il problema è l'attaccante, perché non segniamo e non segneremo mai, ma gli attaccanti, le palle, bisogna anche darle. Certo. Non si possono aspettare i miracoli. Non abbiamo Cristiano Ronaldo, non abbiamo Messi che si va a prendere la palla, si marca tutta la difesa avversaria, compreso il centrocampo, e fa gol. Abbiamo una squadra dove bisognerebbe anche metterli in condizione di mettere la palla in rete. Allora, detto questo, siamo alle battute finali. Io chiederei, Fabio, magari a te, di ricordare gli appuntamenti della settimana, sì, sia per quello che riguarda appunto tifosipalermo.it e per quello che riguarda anche il nostro appuntamento settimanale. Sì, assolutamente. Intanto ricordiamo gli appuntamenti che in radio, perché noi andiamo in diretta sulle frequenze di Radio Action 101.2, che i nostri amici che ci seguono da fuori possono seguire anche sul web, piuttosto che tramite l'app, poi ovviamente c'è anche la diretta Facebook, ed è il lunedì ed il venerdì, quindi non più il mercoledì, quindi soltanto lunedì e venerdì dalle 15 alle 16 e gli stessi giorni in replica dalle 21, poi ovviamente c'è l'impegno con voi di Rosana Runneghiè la domenica sera alle 21.30, tutti i giorni chiaramente potete seguirci attraverso il sito su tifosipalermo.it, dove trovate tutte le notizie che riguardano il Palermo aggiornate in tempo più o meno reale, insomma cerchiamo di essere almeno vicini ai tifosi e di provare, diciamo, in qualche modo a raccontare Palermo e a questo percorso. Allora, io direi di far entrare, chiederei, intanto saluterei la nostra regia, Salvo Gerasci, lo ringraziamo sempre per questo supporto tecnico importantissimo, e farei entrare appunto Marco Porcelli per i saluti finali. Dopodiché io vi leggerò il messaggio del nostro amico Gianni Marotta, che segue anche la nostra rubrica. Io colgo l'occasione per ricordare a tutti anche che Rosanero Unneghiè ha una pagina che si chiama appunto Rosanero Unneghiè Fanpage, dove troverete stasera le pagelle di Andrea Palazzo, che le anticipate qui con noi questa sera. Domani ci sarà invece la moviola di Marco Porcelli, e poi tutte le settimane prima della partita abbiamo anche la rubrica appunto di Gianni Marotta, che in questo momento si trova dall'altra parte del mondo, ci segue veramente a distanza, e ogni settimana ci manda un po' le sue emozioni da tifoso, sia prima che dopo la partita. Io adesso saluto tutti voi, saluto Carlo Cangemi, saluto Fabio Tedesco, vi ringrazio, ci vediamo domenica prossima, e prima della chiusura leggerò il messaggio di Gianni. Grazie Marco e grazie Andrea. Ciao ragazzi, ciao. Buona serata a tutti. Ciao a tutti. Buona serata. Ciao. Allora, eccoci qui, chiudiamo come ogni domenica con il messaggio del nostro amico Gianni Marotta, che ci scrive: buonasera a tutti gli ospiti di Zona Rosanero. Stasera volevo mandare un messaggio a tutti coloro che hanno smesso di crederci. È vero, i risultati non stanno arrivando e sicuramente non è il campionato che tutti ci aspettavamo. Adesso chiudete gli occhi e ripensate al fallimento che ci ha fatto ripartire dalla Serie D. Ecco, non rivedete il vostro orgoglio, la vostra passione, la voglia di rialzarsi dopo essere caduti, la voglia di urlare il nome del nostro Palermo affinché tutti possano sentirlo? Ebbene sì, signori, tutto questo sembra già svanito e dimenticato da tanti. Cerchiamo di tornare ad essere quelli che eravamo e cominciamo a costruire anziché distruggere. Un saluto a tutti i Rosanero Unneghiè sparsi in tutto il mondo. Io vi ringrazio per averci seguito anche stasera, e l'appuntamento è a domenica prossima alle 21.30, Zona Rosanero, in diretta sulla pagina appunto Zona Rosanero o sulla pagina di tifosipalermo.it. Vi ringrazio e anch'io saluto tutti i Rosanero Unneghiè.
Arrivederci.